Nido di corvi. Ah, che brutta build che ho, mamma mia. Devo cercare di prendere il mio scourge. Non ho neanche... Ma non ho intervento. Maledizione a te. Porca putrella. Zagon per vincere se non fanno anche zero kill. Beh, perché è il playstyle dei gemelli, Joker. È proprio il playstyle dei gemelli, per questo è forte contro i random. Perché fai fatica a comunicare con gli altri. Non puoi comunicare con gli altri. Ma abbiamo trovato qualcuno almeno. Ah, c'è qualcuno in main, ma abbiamo anche qua. Ah, eccola qui, vado. Chiamiamo Victor. Beh, questo è ottimo per noi. M1. Into potere. Into slug. Into main, se riusciamo. Fuck, devo hittare. Ok. Questo è il playstyle dei gemelli. Sfortunatamente è così che si giocano. È un modo, diciamo, infame per molti. Lo è. Però è un modo molto, 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 molto efficace questo per giocarli. Non ho gli scourge, porco due, sono tutti in posizione negli angoli. Quello sopra, vabbè, lasciamolo perdere quello sopra. Guardalo, luce morente che perdi di merda, porco due, che schifo. Mamma mia, che zozzeria. Mazza, che zozzeria di perk. Ecco, poi mi sono un animale. Proprio una zozzeria quel cazzo di perk, porco due. Sarebbe dalla possibilità a Victor di grabbare in qualche modo. Oddio, ho laggato tantissimo. Denisa! Porco due. Adesso lo ritira su... Non lo... Guarda, sbagliatissimo. Ok, buono. Questo è stato un errore gigante. Gne, gne, gne. Pensavo fosse questa che fosse rialzata. Ok, dovrei rompere assolutamente quel cazzo... Quella cazzo di finestra. Però dopo. Quel force lag diventa snervante per il suo. Lo so, ma è il modo di giocare dei gemelli. Cioè, è il playstyle migliore, eh. I gemelli vincono troppo facendo questo playstyle così. C'è poco da dire. E guarda quanto è forte. È troppo più forte, capito? Sarebbe la possibilità Victor di grabbare in qualche modo. Lo avevano fatto, però era troppo forte Zyzix, per come l'avevano fatto. In generale dovrebbero rimuovere il fatto che puoi richiamare Victor dalle spalle dei sopravvissuti. Quello sarebbe già tanto. Che lo puoi richiamare instant in pratica. Si stanno resettando. In realtà luce morente le hai messo per dare una possibilità in più, ammettilo, brutale. Anche già così posso prendermi il controllo di questo, di questo hook qua e non far passare un cazzo di nessuno gratis. Ecco, come un fucking detto proprio, Snake. Never fucking lucky. Fai il body? Fai il body. Sto pensando di togliermi da qua e andare di là, ma...
questo caso non lo richiamo perché voglio vedere dove sta. Ok. Pam, pam. Mi ha beggato comunque, non vorrei dire, però... Signor Wolfie, vada a fanculo. Volevo essere buono qui in su, bro. Volevi dare una chance in più, sì sì. Chiaramente, chiaramente. Bello di dire a Snake. No, non ci arrivi, zia. Vabbè, se c'è qualcuno, c'è qualcuno. Qualche sega. L'ho visto da un chilometro, arrivare a 200 all'ora. Proprio da un chilometro, si è incastrato. Sei incastrato. Poverina. No, adesso Luce Morente mi sta dando valio comunque. Ridendo e scherzando, adesso Luce Morente ha un sacco di valio. Già con 4 stack è buono. Ho anche Tanatofobia staccato al max. Salve signora, ora via. No, non essere riuscito a calciarlo. Opsi, signor Denisa. Mi sa che li stiamo un po' asfaltando attualmente comunque. Non puoi usare c'hai Victor addosso, Denisa. Dai signorina, la prego. C'ha Victor addosso, non può usare oggetti. È morto. Comparsa, l'ha già usato. Vuoi riprovarci? Che dire, boys? Cosa fa Luce Morente? Ogni volta che appendo un sopravvissuto che non è l'ossessione, prendo una stack. Per ogni stack, i sopravvissuti riparano i generatori il 3% più lentamente. Ma l'ossessione guadagna il 33% di velocità a curare e a sganciare istantanea. Direi GG. Non so neanche se l'ho usato il perk del Pined. Più di tanto. Meno male che sei anche sotto il Victor, così almeno riesco a trovarlo velocemente. Ma tipo, potrebbe avere magari DS, qualcosa del genere. Se ce l'ha, ce l'ha, non è franca. No. GG. Bel game comunque. Appena ho incontrato un maestro più ieri, che noia. A me piace giocare contro un maestro più ieri. Ma cos'è quella? La manina di Victor? Raga, ma quella è la manina di Victor? Ma che schifo. Ma metti via la manina, Victor. Mamma, ora è il pedino, forse è il pedino. No, è la manina, la manina. GG. E adesso mi flammo, sono curioso. Allora, un 2 con comparsa. Quante ore avevano? 1500. Questo non si sa. Ora che lui 1500 così. Ha sensazione, eh? Ha sensazione. Sì, sì, va, Antonio, solo che quando siamo in game non ce l'ho e all'esterno. Questa non è male come mappa. Per i gemelli.
Perché vedo la sua aura? Ho già tutta la sessione. Vedo così, sì. Ah, se riusciamo a ritrovare quella ferita che l'ho intravista. Non la vedo più. Porca merda, non la vedo. Ok, l'ha splattato, vuol dire che quindi è one shottabile. Infatti non se la rischierà mai. Pre-droppa entrambi. Questa era palese che succedesse. Non sono... sono tranquillissimo al riguardo. Perfetto. Doppio hit. Hai pensato a tagliare i capelli? Sì. E la risposta è no. Oh, di libero sto cazzo di Victor, porco due. Perfetto, si slagga un attimo. Lo difende sta Trigian sicuro. Perfetto. Brutta persona. Ma ci andiamo comunque a piedi, siamo abbastanza vicini. Sarei curioso di vedere se è buggato la donna e li posso one shottare. Bel fake mi ha fatto. Non eri bianco? Sì, ma è buggato. Attualmente i gemelli sono molto buggati. Da quanto ho capito non dovresti poterli richiamare mentre sono sopravvissuto. Velocemente. Dovrebbe avere comunque un'attesa un po' più lunga. E non dovrebbero poterti calciare mentre sei... mentre hai ferito. Scusate, perché mi ha disabilitato l'anatomia superiore? Wait a second. No, stai prendendomi... mi state prendendo in giro. Ragazzi, Victor consuma anatomia superiore. Ma in che cazzo di mondo Victor consuma anatomia superiore? Aprendo il locker. E non ho anatomia superiore. Mi è andato in cooldown. Non ho scavalcato, giusto? O forse sì. Mi è venuto il dubbio, ho scavalcato. L'ho visto disattivarsi adesso, più che altro per questo. Ora voglio ritestarlo. Che perché? Quello di cosa? Sì, lo so cosa altro, però l'ho visto disattivarsi quando ho aperto anche il locker, capito? Forse è finito il cooldown, no. Può essere che è finito il cooldown, ti fa saltare più velocemente del 40%. Pensavo avessi in via ufficiosa. Nice. C'è un po' di gente. Okay. Oblodeco comunque ci sta dando in realtà molto value. Oblodeco di nuovo. Tanto sono entrambi feriti, quindi è inutile andarci a piedi.
Babbo. Come l'ho detto? Gne gne gne. Gne gne gne. Allora, voglio attivare. Ok, anatomia superiore è attivo. Adesso sono curioso. Questa è una chiave comunque. Però deve entrare qualcuno in un locker per provare quella stessa identica cosa. Sono curioso. Perché sono davvero curioso se sono ricoglionito o cosa. Oh, Blood Echo comunque ci sta dando un fracco di value, eh. Actually. Actually un casino di value. Vai, Victor, rimani lì a camperarti il gancio. Vabbè, ma lo vediamo qua. In teoria anche solo aprendo dovrebbe farlo. Non so quando grab. Ciao Kazama, buon pome, come stai, caro? Pablo Deco, adesso te lo spiego. Se ci metti il cursore sopra, se sei efficiente Nino, comunque lo puoi leggere. In generale, comunque, quando appendi un sopravvissuto. È un gioco di merda, raga. È un gioco di merda. È un gioco di merda, che ci vuoi fare? Quando appendi un sopravvissuto, tutti i sopravvissuti feriti prendono per 45 secondi, se non ricordo male, exhaust. Quindi non possono usare perks finimento e sanguinamento. Non mi ricordo qual è il secondo effetto, onestamente. Vabbè, ma porco diamine. Lo spigolo, lo spigolo. Lo spigolo. Emorragia, ok. No. Volevo prenderci almeno una volta il value. Ho saltato pure la finestra che mi è sotto in prima superiore. Che due coglioni. A don value. Mamma mia. Bamba. Quando aggancio un surf, tutti gli altri che sono feriti soffrono ricevenza e emorragia. Ok, grazie. Non ha senso, Antonino. Questa è una random build. Vado per lei perché tanto pick-upare quell'altro non ha senso. Faccio finta di non aver visto questa. Così che mi crossa dietro, richiamiamo Victor, le tiriamo l'M1 e poi andiamo giù con Victor a finirla. E lì il pallet non c'è più. Ma ho sdraiato su di lei, raga, ho rimbalzato letteralmente, ma l'avete visto? Ma l'avete visto? Dovremmo finire la partita qua. Oppure no, perché sono stronzo. Nice.
Ok, sono vicino a me. Devo trovare l'altra prima, ma... Nice. Perfetto. Prendo il tempo per appenderla, anche se li tira su. Il fatto che sono tutti feriti è quello che mi basta per finire la partita. Ciao Ferro, ciao Leonardo, buon pomeriggio ragazzi, come state? Comunque ragazzi, vi ricordo, stasera c'è il torneo. Se volete venire a vederlo, mi raccomando, alle 21 c'è la seconda parte. Gli ottavi e quarti, in teoria. Non puoi nasconderti da Victor, signorina. Stasera non ci sarà. Aia. Male, come mai? Sei fuori? Nel frattempo ci sarà parte 1. Grazie, Maki. Domenica non ti perdi. Domenica c'è la semifinale e la finale. E anche terzo e quarto posto, in teoria. Come si chiama l'app? Non è un time, non è un'app. È uno script. Oh, l'ho fatto io. Adesso è solo questione di andare a raccogliere tutti i sopravvissuti. Praticamente lo scopo di Charlotte è quello di raccogliere la spazzatura. Che detta così, ma è quello che è. Guarda come sta andando a cercare la spazzatura da appendere. L'unica cosa che fa. C'è Dwight buggato. Che cosa ha Dwight Ferro di buggato? Tra le tante cose. No, non l'ha consolato. Ognuno al suo, io ne ho tanti. Ai ai ai. Ai ai ai. A volte quando viene appeso si deforma. Che schifo, no, davvero? Mamma mia, ma perché la behavior fa così? Fa tantissimi errori la behavior. In questo periodo stanno lavorando molto male.